Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video, questa volta parliamo di unghie. Ho realizzato una nail art decisamente particolare con dei microcristalli bellissimi che sono di Swarovski, si chiamano Crystal Pixie. Sono disponibili in diversi colori, io in questo caso ho scelto un trasparente e li potete trovare sul negozio online Unghie Mania. Vediamo insieme in che cosa consiste questo tipo di decorazione e cosa troviamo all'interno della confezione. Neanche a dirlo, guardate quanto è bella la confezione che contiene i microcristalli di Swarovski, è veramente molto principesca. All'interno appunto della confezione di Swarovski Crystal Pixel troviamo anche degli altri cristalli Swarovski e delle microperline, sempre da applicare sulle unghie, e anche un piccolo imbuto che ci servirà alla fine, vi mostrerò come. Iniziamo, in questo caso sto stendendo un colore di base, ho scelto un rosa chiaro, sul quale poi ho effettuato una leggera sfumatura con un fucsia o comunque con un rosa un pochino più scuro. Mi piaceva l'idea di ottenere un look sfumato e dopo aver appunto applicato il semipermanente polimerizzo in lampada. Per far aderire i microcristalli ho scelto di stendere uno strato di gel che sicuramente è più viscoso e mi aiuterà a far durare la nail art di più, e mi posiziono con il dito sopra la vaschetta, la stessa della confezione, e faccio cadere a pioggia i cristalli sull'unghia così che si blocchino sullo strato di gel. Ruoto il dito a destra e a sinistra mentre faccio cadere i cristalli così che si posizionino appunto su tutta l'unghia senza lasciare dei buchi. E poi con lo stesso pennello che ho utilizzato per stendere il gel vado a rifinire il tutto tamponando con delicatezza in modo da far aderire bene tutti i cristalli e creare uno strato quanto più possibile regolare. Quando sono soddisfatta polimerizzo il tutto in lampada. Dopodiché, con un top coat semipermanente, vado a passare un piccolo strato intorno ai cristalli così da bloccare. Polimerizzo un'altra volta in lampada. Ed ecco a voi il risultato su questa prima unghia, io credo sia veramente bellissimo perché i cristalli sono super luminosi e danno tantissime sfumature, sono molto soddisfatta. Come se i Crystal Pixie non fossero abbastanza, ho deciso di decorare altre unghie con dei cristalli più grandi. Come vedete, mi sono preparata la composizione sulla mia palette in anticipo. Posiziono una pallina di gel, lo stesso che ho utilizzato per fissare i Crystal Pixie, su un'altra unghia dove poi andrò ad applicare i cristalli che vi ho mostrato poco fa. Inizio applicando il cristallo più grande, io preferisco procedere così perché in base appunto alle dimensioni della cosa più voluminosa mi regolo poi sul posizionamento delle pietre più piccole. Come vi dicevo, ho preparato in anticipo la composizione, però potete anche inventarla sul momento applicando le pietre direttamente sul gel. Ovviamente fino a quando non lo metteremo in lampada il gel non polimerizza, quindi abbiamo la possibilità di ritoccare il disegno e poterlo quindi fissare soltanto nel momento in cui siamo convinte della nostra stone art. Se necessario, aggiungo altro gel per posizionare le pietre accanto a quelle che ho già posizionato. E questo è un discorso valido soprattutto se vogliamo una composizione a più strati, come in questo caso, che sto applicando questa mezza perla in una posizione leggermente diagonale, quindi non sull'unghia, ma appoggerà in parte sull'unghia e in parte sui cristalli che ho posizionato prima. La mia composizione è quasi terminata, completo aggiungendo piccoli dettagli con le pietre più piccole. Non dimentichiamo di ricontrollare la composizione generale prima di procedere con la polimerizzazione e puliamo eventuali sbavature di gel sulla pelle intorno all'unghia e sulla cuticola, e quando siamo realmente sicure che la composizione è terminata e che tutto è in ordine, procediamo polimerizzando in lampada. Non
non ci resta che terminare con lo strato finale di top coat semipermanente. Se avete applicato come me delle decorazioni che potrebbero rovinarsi, appunto come in questo caso la perla, non dimenticate di passare un piccolo strato di semipermanente top coat anche appunto su queste decorazioni e poi polimerizziamo in lampada. Come vi dicevo, alla fine il piccolo imbutino ci sarebbe servito e grazie a lui infatti andremo a recuperare tutti i microcristalli che si trovano all'interno della vaschetta. Lo posizioniamo all'interno del contenitore dei Crystal Pixie e poi piano piano facciamo cadere tutti quanti i cristallini contenuti all'interno della vaschettina, all'interno della confezione principesca, grazie appunto al piccolo imbuto. Fate attenzione, raccogliete tutto, non si spreca niente. Come vedete ce n'è servito veramente pochissimo, quindi con una confezione potrete realizzare tantissime nail art con Crystal Pixie. Ed ecco a voi il risultato finale di questo tutorial, spero che vi sia piaciuta questa nail art, fatemi sapere se la rifarete. Io nel frattempo voglio vedere i vostri pollici in su se il video vi è piaciuto oppure fatemi sapere qualcosa sui social. Come sempre vi lascio il link per l'acquisto di questo prodotto nel box informazioni, lo trovate sul sito di Unghie Mania. E ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio, ciao!